Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e l'amore di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, celebriamo la quinta domenica di Pasqua e celebriamo l'Eucaristia in diretta dal santuario della Mater Amabilis di Ossagolo di Giano. Una buona domenica a tutti. E come sempre oggi celebriamo la messa all'altare della Mater Amabilis, in questa giornata in cui ricordiamo anche la festa della mamma. E volentieri affidiamo a Maria Santissima Mater Amabilis tutte le mamme viventi, per le loro preoccupazioni, per i loro pensieri, per i loro figli. E affidiamo alla Vergine Maria anche tutte le mamme che sono in cielo, e che certamente dal cielo custodiscono e proteggono i loro figli. Vogliamo all'inizio di questa Eucaristia allora chiedere umilmente perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, tu sei la via che ci riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu sei la verità che ci fa liberi, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Padre che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo tra tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te speriamo. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compierà le opere che io compio e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa quinta domenica del tempo pasquale e in particolare il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci invita a riflettere su questa figura di Gesù come maestro che dialoga con i suoi discepoli sui grandi temi riguardanti la sua persona e la sua missione. Innanzitutto, come abbiamo sentito, Gesù pronuncia un'espressione per rasserenare gli animi dei suoi discepoli. Probabilmente erano agitati perché non sapevano chi fosse effettivamente quel giovane maestro che aveva già avuto un buon seguito, quali prospettive di vita e di futuro potesse dare, visto che avevano accettato di mettersi alla sua sequela. Quindi, rivolto a loro, dice: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Gesù chiede di superare paure e di credere in Lui e in suo Padre. Assicura così un posto, Gesù, non di lavoro, né di prospettive economiche o di benessere per i suoi discepoli. Parla invece, come abbiamo sentito, del posto nel suo regno futuro ed eterno. In qualche modo Gesù crea attesa e speranza nel cuore dei discepoli, fino a dire: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Il riferimento che Gesù fa è alla sua ascensione, alla sua salita al cielo e alla sua definitiva venuta sulla terra. Potremmo dire che in questo testo che abbiamo ascoltato c'è una dimensione scatologica, cioè sul futuro delle ultime cose. Parla del luogo dove andrà e di cui i discepoli conoscono la via, quel posto che è nei cieli, è stato pensato per noi e per i nostri cari che già dormono il sonno della pace, ricordando soprattutto le vittime di
di questa epidemia. Una realtà, quella ultraterrena, che esige di credere ad una vita che non avrà mai termine, e cioè la vita eterna. Ma abbiamo sentito l'apostolo Tommaso che entra in campo e che, come al solito, vuole sapere, vuole toccare e accertarsi di tutto. Si rivolge a Gesù e gli dice francamente: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere questa via? È una domanda che faremmo tutti, e la faremmo a Gesù perché questo giovane maestro non ha ancora detto fino in fondo ai suoi apostoli chi è questo Gesù e soprattutto qual è la sua missione, il suo compito. Vedete, forse anche noi, come Tommaso, a volte provati dalla vita, e in particolare come in questi momenti, vorremmo rivolgere tante domande a Gesù, guardando a quello che ci siamo lasciati alle spalle e quello che dovremo ancora affrontare. Qual è il posto che Gesù indica come meta? Dove si trova? Come si arriva? A questo punto Gesù diventa più esplicito e diretto nel parlare e far capire a Tommaso e agli altri chi egli effettivamente sia. Io sono la via, la verità e la vita. Così risponde Gesù a Tommaso. Ma la via per andare dove? La verità per sapere che cosa? La vita per assaporare che cosa? Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete visto. È un discorso difficile, è un discorso, quello di Gesù, che non per tutti è chiaro. Si tratta di un discorso di non facile comprensione per dei pescatori di Galilea. Gesù indica se stesso, la sua vita, il suo operato, come via, come modalità per comprendere il volto di suo Padre, come modalità e caratteristica per vivere la propria esistenza e avere in abbondanza la felicità. Ma ancora entra in campo Filippo e chiede: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Anche Filippo necessita di dimostrazione, vuole toccare con mano quello che ha detto Gesù, di vedere per poi acconsentire, cioè per esprimere quell'atto di fede necessario per camminare con lui. E Gesù dice a Filippo con tanto rammarico: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Che delusione per il Signore. Non hanno capito nulla di sé e del suo operato. La parola del Signore però viene anche ad incontrare i nostri dubbi. Anche noi, eppure ci diciamo cristiani, eppure frequentiamo la Chiesa e cerchiamo di vivere il Vangelo, a volte anche noi non siamo sempre in sintonia con il Vangelo. E ci domandiamo: conosciamo anche noi fino in fondo il pensiero del Signore, o lo conosciamo superficialmente o per quello che ci fa più comodo? Com'è possibile che dopo tanto tempo gli apostoli non abbiano capito nulla di Gesù? A quel punto Gesù stesso prende atto che non hanno fede, non hanno fatto quel salto di qualità che Gesù chiedeva. Gesù rappresenta in se stesso il Padre. La sua esistenza e il suo modo di operare, di vivere, esprimono in toto il volto amoroso del Padre che ci ha dato suo Figlio per assaporare il suo essere Dio. Alla fine di questo difficile discorso, Gesù si rivolge con particolare enfasi agli apostoli dicendo: credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me,
se non altro credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Gesù parla di queste opere. Chi crede nel Padre può compiere opere ancora più grandi. Il mondo, l'umanità, in questo periodo difficile è messo alla prova riguardo alle opere. Opere, carità, rimboccarsi le maniche, quello che oggi ci viene chiesto. Una fede che non ha le opere sarebbe come uno strumento insignificante, direbbe San Paolo, più di tutte le sue opere. Ecco l'invito allora a non scoraggiarsi, ad avere il coraggio nell'affrontare la vita con le opere. Un bel esempio ci viene offerto dalla prima lettura. La Chiesa nascente sceglie 7 diaconi, cioè servitori, appunto per il servizio della mensa e della carità, al fine di andare incontro ai bisogni dei più poveri. E allora anche qui scaturisce la domanda: se siamo solo cristiani di buoni sentimenti, di buoni pensieri, o se riusciamo nella nostra vita a essere cristiani che, ad esempio di Gesù, riescono a vivere e a costruire le opere di carità fraterna. Oggi, dicevamo all'inizio di questa Eucaristia, ricordiamo anche la festa della mamma. Siamo qui davanti all'immagine della Mater Amabilis. E volentieri allora vogliamo anche affidare alla Madonna tutte le mamme. Oggi, come sempre, essere mamma non è mai facile, non è mai semplice, perché una mamma sa cosa c'è nel cuore dei propri figli, le preoccupazioni, i pensieri, le soddisfazioni, le gioie e le sofferenze. E la Madonna tutte queste cose le ha vissute prima di ogni mamma. Ecco che allora volentieri chiediamo alla Madonna di benedire, di custodire tutte le mamme e di proteggerle. E infine chiediamo a Maria Santissima che sotto il suo manto metta anche tutte quelle mamme che ora non sono più su questa terra, ma che dormono il sonno della pace e che certamente volentieri dal cielo stanno pregando per i loro figli e certamente custodiscono nell'amore quel posto che il Signore ha riservato per loro. Continuiamo nella nostra celebrazione eucaristica chiedendo al Signore che ci riservi anche per noi quel posto che è la vita eterna, quel posto che è l'incontro definitivo con Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. E ora professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesi dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e proceda dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo nella Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore. Egli ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamo Dio Padre perché ci renda degni dei suoi doni e dei suoi benefici. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché crescendo nell'amore di Dio, sappia annunciare a tutti gli uomini il Vangelo di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, perché lavorino per la pace e per il bene dei popoli, nella sincera ricerca della giustizia e nell'evangelica lotta contro le seduzioni del mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i credenti in Cristo, perché riconoscano in Lui l'unico rivelatore del Padre, non si arrendano alle lusinghe del diavolo e, liberi da ogni paura, professino con coraggio la loro fede. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che sono nel lutto per la perdita di un parente o un amico, perché possano trovare sollievo nell'ascolto delle parole del risorto, che annuncia speranza, consolazione e pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le mamme, perché trovino in Maria, madre di Gesù, il modello per apprendere ad accogliere, educare, guidare e accompagnare i loro figli sulle strade della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Vogliamo ricordare i defunti Vignati Enrica e Giovanna, coniugi Bombini Pietro e Lizzori Francesca, famiglia Pizzi e Bonizioni, Ravera Mina, Brusola Giuseppe e Bascialla Giovanna, Zambelli Giuseppe, Neazza, Negri Griffini, Mutti Maria e Carossi Angelo, perché il Signore li accolga nel suo regno di pace e di amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre che ci hai creati e redenti in Cristo, ascolta la nostra supplica. Aiutaci a portare frutti di giustizia e di carità, perché il mondo possa conoscere le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le mani alzate verso te, Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, aiutaci, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. E diamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, la nostra Pasqua, sembra, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte
risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere della luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, i Santi Patroni, Gervasio e Protasio, e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Non potendo ricevere la comunione sacramentale, recitiamo la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che è colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco alcuni avvisi per questa settimana. Continua il nostro rosario per il mese di maggio, il martedì e il venerdì sera alle ore 20:45. Grazie agli altoparlanti. Vogliamo ricordare e fare le condoglianze alla signora Luisa Macchini per la scomparsa della figlia Miriam Mailetta. Ricordo che il prossimo 18 di maggio, probabilmente, come è già stato annunciato, potremmo celebrare la Santa Messa con il popolo. Attraverso il bollettino parrocchiale, la voce del santuario, verranno indicate tutte le norme che bisognerà rispettare. Come ho scritto anche sul bollettino, dovremo modificare le nostre abitudini per andare in chiesa, per celebrare l'Eucaristia. Questo significa che dovremo metterci tutti di buona volontà e ascoltare quello che ci verrà chiesto. E quindi sarà obbligatorio avere la mascherina, stare a una certa distanza e, per quanto riguarda la partecipazione all'Eucaristia, ricevere la Santa Comunione, dovremo stare al nostro posto e passerà il sacerdote. Questo e altre cose, come ripeto, verranno poi scritte sul bollettino parrocchiale. Il desiderio di partecipare all'Eucaristia è un desiderio di tutti, ormai è da diversi mesi che tanti di noi non partecipano più
alla Santa Messa e appunto da domenica poi 24 dovremmo ritornare con i soliti orari, al sabato sera alle ore 18, alla domenica alle ore 8, alle 10:30 e poi alla messa vespertina delle ore 18. Questo fino a quello che ci è stato detto l'altro giorno. Poi se ci saranno delle indicazioni diverse o dei cambiamenti sarete certamente avvisati. Ecco, noi con tanta gioia ritorniamo nelle nostre chiese, nella nostra chiesa, con il desiderio anche di partecipare all'Eucaristia, non solo virtualmente come stiamo facendo in questo momento, ma essendo fisicamente presenti per ricevere poi il corpo del Signore Gesù. Ecco, in questo giorno che è dedicato alla Vergine Maria e alla festa di tutte le mamme, solitamente nella nostra parrocchia si dava la rosa della Mater Amabis. Se quest'anno non è possibile fare questo, allora così per tutti voi, a nome di tutti voi, offro questa rosa rossa alla Mater Amabilis per tutte le mamme, nella certezza che la Madonna appunto custodisca tutte le mamme. Il colore rosso è il segno della passione, dell'amore. Quanta passione, quanto amore le mamme ci mettono nei confronti dei figli. Le rose hanno anche delle sfide. A volte i figli non sono sempre come le mamme vorrebbero. Qualche volta c'è qualche spina, c'è qualche dispiacere, c'è qualche cosa che non va bene. Però quello che è più bello di tutta la rosa è il profumo che emana. E allora l'amore di ogni mamma per i propri figli è il profumo che emana appunto ogni rosa. E volentieri, ecco, io do questa rosa alla Mater Amabilis per tutti voi, per tutte le mamme, nella certezza che la Madonna vi protegga sempre. E ora il regalo più bello che possiamo fare alla Vergine Maria, Mater Amabilis, è la supplica. Affidiamo alla Madonna, come tutti i giorni, le nostre famiglie, i nostri anziani, le persone sole, gli ammalati e tutti i nostri ragazzi. E mi veniva in mente questa mattina che proprio oggi, il 10 maggio, doveva esserci la prima comunione. La data è posticipata, non sappiamo ancora quando. Allora volentieri in questo giorno in cui ricordiamo le mamme, ricordiamo anche tutti i nostri bambini, soprattutto quelli che quest'anno riceveranno la prima Santa Comunione. Preghiera della Vergine Maria, bisognoso quanto mai di particolare aiuto, a te ritorno con immensa fiducia, o Maria Santissima Madre Amabile, conoscendo le tue figlie grazie, che tu, Madre Tenerissima e Potente, dispensi ogni giorno ai tuoi devoti, ho sempre riposto in te tutta la mia confidenza, tutte le mie speranze, e so che mai faccio ora, bisognoso come sono del tuo aiuto e delle tue grazie. Conosco, o cara Madre Amabile, che per i miei peccati e per la cattiva corrispondenza di grazie non merito nulla, ma pentito mi prostro ai tuoi piedi e a te mi raccomando con tutto il fervore dell'anima mia. Ti prometto di fuggire il peccato, di vivere sempre da buon cristiano, di frequentare i santi sacramenti, di amare sempre più Dio e te per tutta la vita. Spero tutto da te, lo spero nel tuo materno cuore, lo spero per l'intercessione del tuo vastissimo sposo, San Giuseppe, così sia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre Amabilis, prega per noi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Madre Amis, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Madre Amis, prega per noi. Per tutte le mamme che sono in cielo, in posto, in sonno della pace, declaro in posto, con la loro Signore, e spegne adesso la luce perpetua, in posto di pace. Declaro in posto, con la loro Signore, e spegne adesso la luce perpetua, in posto di pace. Amen. Declaro in posto, con la loro Signore, e spegne adesso la luce perpetua, riposa in pace. Con la santa reliquia della Mater Amabilis, benedico tutti voi, soprattutto tutte le mamme. E per intercessione della Beata Vergine Maria Mater Amabilis, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti e tanti auguri a tutte le mamme.